Viterbo, il bellissimo Palazzo dei Papi, e siamo in attesa di incontrare lo chef più unto e bisunto di tutta la stagione televisiva di Team Max della scorsa edizione. Per questa occasione Gabriele Rubini, che comunque conosciamo tutti come Chef Rubio, lo chef super tatuato che è stato anche giocatore nella nazionale rugby italiana, ci illustrerà qualche manicaretto soprattutto dedicato alla griglia, che sarà un'anticipazione del suo programma che la prossima edizione presenterà su Team Max, i re della griglia. Chiama Chef Rubio e Chef Rubio al secolo Gabriele Rubini risponde. Ciao Gabriele, benvenuto a Viterbo Panorama Italia. Come ti sei trovato all'accoglienza? Facci un rapido excursus di come sei stato accolto, dai. Se si gira può vedere come sono stato accolto. Ok, comunque c'è tanta gente, sono stato accolto in maniera fantastica, sono qui nell'attesa di scambiare due parole con me, non vedo l'ora di essere a loro disposizione, comunque in maniera logica. Assolutamente. Ascolta, tu hai girato in lungo e largo l'Italia, sì, con il tuo bellissimo Unti e Bisunti, diciamo possiamo definirti lo chef più unto e bisunto sicuramente della culinaria italiana. Allora, tu hai trangugiato di tutto, l'abbiamo visto veramente trangugiare di tutto, crudo, cotto, ma c'è un alimento che magari nel momento in cui tu lo andavi a toccare, a percepire, non lo sentivi tuo? Cioè non l'hai percepito sicuro? Sincero? Cioè, voglio dire, fuori da un certo tipo di condizione sanitaria, diciamo... Ma le condizioni sanitarie, ma non vorrei entrare nella polemica, sono state create dai ben pensanti e quant'altro, quindi non è mai morto nessuno per il cibo di strada, anzi, tutto ciò che ho ingurgitato, anche se teatralmente fastidioso all'occhio, era fantastico e sicuramente commestibile, quindi no, non c'è stato neanche un secondo di esitazione in nessuna delle situazioni in cui mi sono ritrovato. Come l'hai definito tu, comunque orgasmico, no? In certe interviste che eri, a volte sì. Ascolta, allora, tu adesso stai partendo con questo nuovo format che è i re della griglia. Allora, per gli amanti della griglia, tu comunque l'hai sempre definito un convivio, sì, una sorta di aggregazione, quindi una sorta di partecipazione, quindi più diretta, no? Quindi alla manipolazione dei cibi e quant'altro. Quindi si può grigliare tutto, carne, pesce, verdure, e che consiglio daresti a una mamma che non riesce magari a far mangiare la verdura al proprio figlio? Dai. Allora, sulla griglia ci si può fare tutto: carne, pesce, verdure, torte, pizza. Te ci puoi pure far caffè, se c'è la moka la poggi sopra e ti sei fatto il caffè. E la mamma si deve prima fare una domanda: se cucina con amore, perché magari c'è pure un motivo per cui il figlio non mangia. Se cucina con amore e il figlio non mangia ancora, allora posso solo consigliare di fare diversi tentativi o capire se magari sta stracuocendo qualcosa, le verdure le sta raccontando solo in maniera banale, magari cambiare il modo, ingannare il bambino. Ok, l'ultima domanda, poi ti lasciamo alla folla che t'acclama. Allora, un consiglio anche per i vegani. Adesso c'è questa moda, comunque non proprio diciamo una moda, però è una direzione salutista di una certa fascia, diciamo, di persone che adottano un certo tipo di modus operandi alimentare, diciamo. E ti vedremo a fare anche prossimamente, più là col tempo, un format dedicato alla cucina vegana? No. Grazie. Chef Rubio, allora Viterbo, Gabriele Rubini.